prima di quella domanda. Capitolo primo. Pur senza saperlo, il primo passo nella storia l'ho mosso subito dopo aver finito l'istituto magistrale. A te il nome non dice nulla, lo so. Ora si chiama Liceo delle Scienze Umane. Ma quando facevo le superiori io, nei pieni anni 80 del secolo scorso, l'istituto magistrale durava 4 anni, il quinto era chiamato anno integrativo e lo faceva chi voleva proseguire gli studi con l'università. In ogni caso era la scuola che metteva in condizioni di insegnare alle elementari. Il mio sogno, in effetti, era diventare maestra. Ho sempre adorato i bambini e ho coltivato molto anche il mio lato bambino. Non ho mai smesso di riempirmi la camera di peluche né di conservare portachiavi buffi e soprammobili divertenti. Insomma, mi è sempre piaciuto avere intorno un ambiente vivace, soffice, rassicurante. Sono stata una studentessa diligente. Mi veniva il mal di stomaco l'idea di entrare in classe senza aver studiato la lezione o senza aver fatto tutti i compiti del giorno. Anche quando una materia non mi piaceva, non osavo essere impreparata e mi mettevo a testa bassa sui libri finché non ero soddisfatta. Riesci a vedermi? Il senso del dovere doveva essere nato con me, stampato ben chiaro nel mio DNA. Impossibile dimenticare i pomeriggi trascorsi sul tavolo del soggiorno tra quaderni, libri e appunti, con Claudia che sbuffava. Lei frequentava la mia stessa scuola, un anno avanti, e pur essendo io la più piccola, ero io che la martellavo per farla stare accanto a me, finché non avevamo finito di ripetere la lezione, l'una con l'altra. Mi piaceva averla accanto, mi dava sicurezza. Lei, da vera sorella grande, sopportava il mio essere pignola senza lamentarsene. Non troppo, almeno. Ci tengo, a questo punto, a fare una precisazione. Non sono mai stata una secchiona antipatica. Se hai dei dubbi, chiamo a testimoniare i miei amici. La mia vita era una sinfonia di amici. A cominciare dal mattino, quando andavo a scuola con l'autobus che collegava Sesto a Cagliari. Poco più di una manciata di chilometri, tra case in costruzione, abbozzi di quartieri nuovi e i campi della periferia. La corriera superava il confine con la città montando su un cavalcavia e poi imboccava la strada, larga e trafficata, che immetteva nel reticolo delle vie cittadine. Il tragitto era utilissimo per programmare pizzate invernali, uscite di gruppo per fare shopping nel periodo dei saldi, imperdibili falò sulla spiaggia in primavera e in autunno, serate in discoteca in tutte le stagioni. Io di solito partecipavo, tranne quando avevo la testa sprofondata in un libro o quando avevo troppo sonno per parlare. Allora infilavo nelle orecchie gli auricolari del Walkman e ascoltavo musica a tutto volume. E il tragitto diventava un momento tutto per me. Non avevo un genere preferito, ma compilation di brani registrati dalla radio e buoni per ogni occasione. Il Walkman era un mangianastri a batteria, piccolo come una mano, nero, verde e grigio. Per non sostituire le batterie spesso, anziché riavvolgere automaticamente la cassetta, la toglievo dal vano, infilavo una penna in uno dei fori e poi la facevo ruotare a mano. Rovinare il nastro era un rischio che correvo volentieri per ridurre le spese quando non c'erano abbastanza soldi per le batterie nuove. In ogni caso avevo imparato a farlo bene. A volte io e Claudia ci dividevamo gli auricolari, anche se lei preferiva chiacchierare. Era una vera capobanda su quell'autobus. Alla fermata scendevamo spintonandoci un po' e da lì a piedi raggiungevamo la scuola. Non era un viaggio lungo e non era mai noioso, ma dovevamo essere in classe alle 8 della mattina. Cominciare un paio d'ore più tardi sarebbe stato molto meglio. Hai presente le belle dormite lunghe, quelle che non vengono interrotte dalla sveglia, ma da cui esci aprendo gli occhi spontaneamente? Ecco, in casi così io mi alzavo riposata, fresca di sogni
e pronta per una buona giornata. Eppure, lo garantisco, non ho mai perso nemmeno una lezione per stare a casa a poltrire. La sveglia interiore, il mio senso del dovere, è sempre stato più forte di ogni tentazione. Di quegli anni delle superiori, i ricordi più belli restano le estati al mare. Essere nato in un'isola come la Sardegna non è fortuna da poco. Abitavo ad alcuni chilometri dalla spiaggia. Potevo arrivarci con poche fermate di autobus. Bastava che qualcuno lanciasse l'idea ed ero pronta con il costume e l'asciugamano. Che pomeriggi! Mi rosolavo al sole, giocavo con gli amici sul bagnasciuga, mi tuffavo e restavo sotto con gli occhi sbarrati nel verde dell'acqua cristallina, fino a che i polmoni mi bruciavano. Solo allora, quando sentivo di non poter resistere un secondo di più, davo un colpo di gambe e riemergevo all'aria tra la schiuma bianca delle onde. Il mare è sempre stato un grande amore, la mia più grande passione. Poi presi il diploma magistrale. Accidenti. Ero arrivata alla fine degli studi e speravo proprio che da qualche parte si liberasse una cattedra. Avevo una gran voglia di entrare in classe, non per mettermi tra i banchi, ma accanto alla lavagna. Purtroppo non andò proprio così. Claudia ed io passavamo il tempo ad aspettare che ci chiamassero per una supplenza, a inviare curriculum e a cercare qualche lavoro dove capitava. Non ci piaceva sentirci inutili, era una condizione che condividevamo e ci univa. Insieme ci arrovellavamo per trovare soluzioni. Ma la storia mi aspettava. Un giorno Claudia mi disse: hai sentito del concorso per entrare in polizia? Amore mio, sì.